Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha sciolto le riserve ed ha ufficializzato nel corso di una conferenza stampa il ritiro delle dimissioni seguita allo strappo con Forza Italia. Il primo cittadino ha spiegato che ha preso questa decisione per scongiurare l'arrivo del commissario prefettizio e per rispetto nei confronti delle 11 persone che ci hanno messo la faccia e il 2 luglio scorso hanno votato il bilancio di previsione. L'ultima seduta del Consiglio Comunale, infatti, era stata contrassegnata dalla assenza in aula proprio dei consiglieri azzurri, nonostante la quale comunque il primo cittadino era riuscito a far approvare il bilancio di previsione con 11 voti favorevoli e 10 contrari, ma aveva lasciato Forza Italia. Umanamente io non avrei ritirato le dimissioni perché sono disgustato da quello che è successo. Politicamente ho ritirato le dimissioni perché oggi ritirare le dimissioni vuol dire non far arrivare un commissario in città, vuol dire avere l'opportunità di rendere quelle opere, quei progetti, quelle iniziative che in questi anni abbiamo programmato, opere che possono essere toccate. Vuol dire soprattutto non rischiare che si perdano o vengano in qualche modo distratti i tanti fondi, 40 milioni di euro, che la città deve avere e deve gestire nel 2019, ma anche nel 2020 e 2021. Sull'ipotesi di un possibile rimpasto di giunta, Di Primio risponde così. Nessuno me l'ha chiesto ufficialmente e ove ci fosse la richiesta di rimpasto di giunta non avrei problemi a parlarne, sapendo tutti che vi sono delle posizioni che sono inamovibili. Quindi mi si può chiedere tutto meno che di toccare alcuni assessori ed alcune deleghe che io ritengo debbano essere gestite da chi ha meritato di gestirle, di chi ha dimostrato di saperle gestire, soprattutto vanno gestite da chi ha competenza per gestirle. Per quello che ci riguarda, se qualcuno vuole che questa amministrazione si interrompa, interrompa il proprio percorso, faccia una mozione di sfiducia, venga in consiglio comunale, voti contro il consultivo e faccia venire il commissario. Ma si sappia e si sappiano nomi e cognomi di chi determina queste cose. Il sindaco ha inoltre detto che migliaia di teatini gli hanno espresso la loro vicinanza e hanno chiesto che restasse al suo posto ed ha avuto anche la vicinanza umana di alcuni leader politici abruzzesi. Il Presidente Marsilio, si è dimostrato straordinariamente vicino, mi ha più volte contattato in queste settimane, ancora ieri sera, ma così come devo ringraziare anche, il segretario della Lega Bellachioma e il segretario dell'UDC di Giuseppe Antonio. Tutti hanno in qualche modo, fatto la loro parte per far sì che io ritirassi queste dimissioni, ma non le ritiro perché me lo chiedono i partiti, non me lo ritiro con tutto il rispetto, perché me lo hanno chiesto le persone di cui ho appena parlato, le ritiro perché non voglio che la mia città abbia il commissario, le ritiro perché ho rispetto per quelle 11 persone che il 2 luglio, contro tutto e tutti, hanno messo la propria faccia perché questa città potesse avere un bilancio, 40 milioni di investimento e ancora un percorso da poter fare insieme.